Ho iniziato a lavorare molto presto e la mia vita era in perenne spostamento, valigia sempre pronta, case e lavori ovunque. A 30 anni ho sentito che doveva cambiare qualcosa e questa cucina rappresenta per me una svolta importante. Dovevo fermarmi, approfondire, sedimentare. Amo la condivisione e subito la casa si è riempita di amiche e amici, ognuno ha dato il suo contributo per costruirla, decorarla, viverla. Amo il colore, viaggiare, accogliere e prendermi cura degli altri. Qui tutto è colorato, modificabile, in movimento e alla portata di tutti. Qui ho fatto pace con il grande rammarico di non poter viaggiare, tre figli, la crisi del lavoro, il mutuo da pagare. Ospitando viaggiatori stranieri in una stanza di questa grande casa, ho visto la mia cucina riempirsi di atmosfere, linguaggi e punti di vista diversi sul mondo che ci circonda. È qui che ogni giorno miglioro il mio inglese. Finalmente sono riuscita a crescere un balcone fiorito. Quando spunta qualcosa di nuovo, imprevisto, penso che ogni seme prima o poi germoglia e che è importante dare e ricevere. Quando, con pochi soldi e molto spirito di adattamento, ho iniziato a pensare come costruirla, l'idea più forte è stata quella che doveva essere un luogo a misura di bambino. E non c'è piacere più grande per me di vedere che chi entra si sente a proprio agio. Quest'inverno il lungo tavolo è stato il luogo per vivacissime riunioni, nelle quali con un gruppo di amiche si è sviluppato il progetto MOM, che ha portato alla realizzazione di eventi e festival family friendly. Perché pensiamo che un mondo che pone attenzione all'infanzia è un mondo che ha più cura di se stesso, più inclusivo e sicuramente più allegro e rilassante. Nel mio angolo preferito ci sono le opere d'arte dei miei figli. È un angolo strano, acuto, ricorda la prua di una nave. Per quanto questa casa sia stato il mio primo punto fermo, non riesco a non pensarla come un trampolino per il futuro.